Buongiorno a tutti e bentornati a Juventus Before. Frosinone Juventus che speriamo non sia un boccone amaro per noi vista l'ora in cui si gioca, perché ai noi, ahimè, ai voi si giocherà alle 12:30, quindi o mangerete dopo o mangerete prima o mangerete durante. Perché adesso, come adesso, questa Juventus con gli interpreti in campo e con l'omino seduto in panchina, eh, rischiamo di fare una figuraccia anche col Frosinone. Non mi interessa il fatto che il Frosinone abbia vinto 4-0 con il Napoli in Coppa Italia, però il fatto che il Frosinone abbia vinto 4-0 con il Napoli in Coppa Italia al Maradona significa che il Frosinone gioca a calcio, perché se il Frosinone avesse vinto con un golletto di fortuna, rocambolesco, in contropiede, perché il Napoli ha sbagliato, tipo il regalone che ha fatto il giocatore della Lazio. Eh, Marusic che probabilmente giocava nell'Inter a gennaio probabilmente vedrete che Marusic verrà annunciato all'Inter perché per fare una roba del genere o sei venduto o sei veramente di una balordaggine mostruosa scusate la parentesi ma quando cioè, ho visto quei gol lì ho detto ma non è possibile cioè, già sono forti poi hanno anche questo culo o questi aiuti per cui il Frosinone diventa a questo punto perché a mio modo di vedere il Frosinone è più pericoloso del Genoa no? Facendo le dobite proporzioni, il Frosinone è più pericoloso del Genoa, visti i risultati, visti i giocatori che ha. Eh, tra l'altro, uno dei più forti gli abbiamo praticamente regalato noi. È vero che è in prestito, ma adesso gioca per il Frosinone. Ovviamente, sto, sto, sto parlando di Mattia Sole, per cui ho sempre parlato bene, ho sempre stravisto, ho sempre perorato la causa che giocasse. E invece, questo qui, pur di non far giocare Sole, pur di non far giocare in Junior, si è inventato meccanini alto a destra e, è, e continua a far giocare quella pipa di Kostic. Avrei anche da dire sul fatto che i giornali sono entusiasti del fatto che Costis sia recuperato da recuperato dal piccolo infortunio. Io penso che i giornali stiano cercando di affossare la Juventus, detto fra noi, anche quelli di casa, perché essere contenti che Costis sta bene, secondo me, è, è come quello che è contento di darsi una martellata sui Maroni. È la stessa cosa. Va bene, quindi Frosinone Juventus è una partita che io faccio fatica ad interpretare. Di fatti non farò il pendolino, questa volta no lo faccio, è una battuta. Pendolino un po' strano, vedrete. È una partita difficile da leggere, perché in teoria, in teoria la Juventus dovrebbe fare a fettine il Frosinone. Non dimentichiamoci che Eusebio Di Francesco, l'allenatore del Frosinone, è un allenatore che come idea a me piace tantissimo. Su questo non ci piove. Io adoro il modo di ragionare di Eusebio, mi piaceva già come giocatore, figuriamo, quando giocava a Roma. Il problema è che lui... Ha una visione un po' troppo zemaniana, se mi passate il termine del calcio: no? attaccare, attaccare, attaccare e spesso essere scoperto in difesa. Anche se va detto che il Frosinone quest'anno ha una fase difensiva di tutto rispetto, considerando la rosa del Frosinone e considerando una serie di queste situazioni. Per cui Albinito Stirpe. Che non è un personaggio, ma è il nome dello stadio. Era un personaggio, ma è il nome dello stadio di Frosinone. La Juventus domani dovrà fare la Juventus. Cioè, non deve andare in campo come ha fatto con il Genoa, sperando nel rigorino, sperando nella botta di culo, nel contropiedino la Juve domani deve andare in campo e dire noi siamo la Juve, voi siete il Frosinone noi siamo venuti qua per portare a casa tre punti, perché se continuiamo a regalare punti a destra e a manca per questa mentalità sparanina, antiquata vecchia, superata, obsoleta e ho finito gli aggettivi per adesso nel nostro tecnico, noi non andiamo da nessuna parte, anche perché adesso fino a febbraio Milan e Napoli non hanno la Coppa Milan non ha la Europa League e il Napoli non ha la Champions League, quindi avranno modo di concentrarsi, anche perché il Napoli è fuori dalla Coppa Italia, quindi non avrà neanche la Coppa Italia, il Milan avrà la Coppa Italia, ma l'avrà a gennaio, quindi avrà modo e tempi di cercare di recuperare, perché chiaramente adesso loro il loro compito, il loro, il loro, il loro obiettivo sarà mettere al sicuro la qualificazione per la prossima Champions League, che è molto più ricca, al di là del fatto che avete visto ieri cosa è successo con la Superlega. Per cui, signori belli... Frosinone e Juventus è una partita che io parlo a titolo personale, viste le caratteristiche che vi ho appena citato, temo tantissimo. Non sono mica convinto, detto fra noi, che la Juventus domani porti a casa il risultato dei tre punti. Non sono convinto, ho molta paura che la Juventus farà fatica. Anche perché vedo Vlaovic, mi deprimo. Vedo Chiesa che gioca da solo, mi deprimo. Vedo Ken che non c'è, meno male, mi deprimo. Vedo Milik, mi deprimo. Non parliamo quando vedo Mieretti, quando vedo Locatelli, quando vedo gli altri, per cui, signori, per costi stendiamo un vero pietoso. Chissà, magari domani fa giocare Sandro, il pazzo furioso in panchina, perché questo non è normale, per me non è normale, Ma me ha tutta la testa, per me questo uomo qua ha battuto la testa, poi ognuno la pensa come vuole. Comunque, adesso vediamo se i bookmakers la pensano come me o se sono come sempre ottimisti. Anche se ultimamente stanno cannando con la Juve e quindi hanno stracannato a Genova col Genova. Ci ho azzeccato io, non loro. Quindi, Max 1, Bookmaker 0. Vediamo cosa dicono. Eccoli qua. Ebbene sì, ebbene sì, sono favorevoli alla vittoria della Juventus e mi auguro che ci azzecchino almeno questa volta. Altrimenti, poi stileremo a fine stagione una classifica personale fra me e i bookmakers. Vittoria del Frosinone per Betway, 5,25, 3,75 il pareggio, 1,65 la Juve. Betclick, 5,25 Frosinone, 3,73 pareggio, 1,61 la Juve. Bet365, 5,75 la vittoria del Frosinone, 3,80 il pareggio, 1,65 la Juve. Unibet, 5,25 il Frosinone, 3,85 il pari, 1,65 la Juve. William Hill, 5,50 il Frosinone. 3.75 il pareggio, 1.63 la Juve. Snai 5.50 il Frosinone, 3.80 il pareggio, 1.63 la Juventus e Dulcis in fondo Eurobet 5.60 il Frosinone, 3.80 il pareggio, 1.65 la Juve. Non indugio oltre, vi dico soltanto che per me è un po' troppo esagerata questa sicumera che hanno i Bookmakers nei confronti della Juventus. Non so da cosa gli derivi. Probabilmente la classifica e i punti stanno un po' ingannando i Bookies. Perché la Juventus basta guardarla, se uno la guarda capisce che molte partite le ha vinte con una botta di culo di proporzioni cosmiche, partite che erano già pareggiate o perse, le ha messe a posto all'ultimo secondo, all'ultimo minuto. Però, ripeto, io non sono un bookmaker, io sono un, soltanto un umile osservatore di calcio e credo che queste quote così basse per la vittoria della Juventus e così mediamente alte per la vittoria del Frosinone siano leggermente esagerate. Ma, ripeto, spero che abbiano ragione loro, perché io sono juventino e se la Juve vince sono sempre felice. Ed ora Signori e signori, gli schieramenti in campo di Di Francesco e di Halma Halma, come ho detto nella presentazione della partita, Eusebio Di Francesco è un allenatore che ama molto la fase offensiva. Diciamo che a me ricorda molto uno Zeman, però con l'occhio a Lippi, quindi immaginate voi, a Zeman non piaceva, ma Lippi lo, lo adoravo. Giovanni Francesco è un allenatore che, secondo me, eh, se dovesse riuscire a capire gli errori che commette in fase difensiva, diventerebbe un ottimo allenatore, veramente un ottimo prospetto per una squadra di vertice, eh, cosa che non ha potuto dimostrare, per esempio, quando ha allenato la Roma. Allora, il 483-2 è tra l'altro due componenti dell'attacco: sono nostre conoscenze, Caio George, se sta bene e Saulet. E sempre se sta bene perché io faccio il video un giorno prima quindi poi se succede qualcosa non posso, non posso poi <ride> entrare nel, nel, nel passato come si suol dire e quindi mh, rischiamo di fare una figuraccia con due, allenato, con due giocatori che di fatto ha mandato via Allegri dal punto di vista umano gli starebbe ben fatta eh? ad Allegri una cosa del genere ma siccome sono juventino io non, ha, non, non potrò mai augurarmi che la Juventus perda o pareggi per fare un dispetto ad Allegri no? Però effettivamente sarebbe veramente comico vedere che due giocatori come questi ti mettono in scacco quando tu davanti hai due che non fanno gol neanche se togli il portiere, perché Chiesa vuole scartare tutte le squadre avversarie e quindi ovviamente prima o poi gliela portano via. E sono anche lui è tantissimo che non segna. Vilaovic non sei capito cosa sia successo da quando alla Juventus, perché nella Fiorentina sembrava il nuovo Higuain, qua sembra il nuovo Paccione, per cui speriamo che la verità sia nel mezzo. Mm. e quindi lo schieramento 4-3-3 del buon Eusebio Di Francesco è uno schieramento che in teoria, in teoria però eh, dovrebbe agevolare il gioco di rimessa che tristezza dover dire questa cosa ma è la verità il gioco di rimessa di Allegri il problema è che noi quando ripartiamo abbiamo quella pippa di Kostic perché se sta bene lo mette in campo, io non, non capisco Capisco perché i giocatori che sono acciaccati, lui non li fa giocare per due o tre partite. Se sono forti, se sono bidoni, se sono brocchi, lui li mette in campo. Probabilmente, essendo, non essendo un grande giocatore, lui quando giocava a calcio ha un occhio di riguardo per quelli che sono scarsi come lui. È l'unica lettura che posso dare alle scelte scellerate e senza senso di Allegri. Il 4-3 di, di esempi Di Francesco, concludo, è pericoloso perché se ti prende l'infilata. Ti castiga, lo ha fatto. Avete visto la partita? Chi, qualcuno di voi ha visto la partita col Napoli. Eh, quando sono ripartiti, eh, partono, sono tre, tremendi. Quindi bisogna stare molto attenti con i tre difensori. Speriamo che ci siano sempre i soliti tre. Anzi, io preferirei Lugani che Danilo, ma tanto farà giocare Danilo perché adesso, siccome lui è il capitano, qualche chi tocca al capitano: tutte ste menate, qualche non ho mai capito nel calcio. Eh, perché si fa giocare chi è più in forma si fa giocare chi è che rende di più nel calcio non chi è più simpatico che il tuo stesso procuratore o perché cacchio ne sappiamo eh, per cui attenzione al 4-3-3 di Eusebio Di Francesco perché se tu lo prendi in infilata lo puoi castigare e magari gli puoi fare anche 2-3 gol ma se ti prendono in infilata loro sono dolori perché dopo la Juve recuperare fa tanta ma tanta ma tanta ma tanta fatica Adesso un pendolino velocissimo di Forza Juventus e poi ovviamente sempre a chiudere il video My Friends. Ecco qua. Pendolino di Max. Ehi. Pendolino. In sciopero. Non ti piace il gioco d'Allegri, vero? Ti rifiuti, eh. Ha detto sì, visto? Ha detto sì. Sì, sì, sì. Allegri, Allegri. Allegri, mamma mia, si agita. Calma, 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 calma. Calmo, no, 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 non me più, non me lo più. Quindi primo tempo 0-0, giusto? Non succede niente. No, non succede niente. No, no, ragazzi, non è che non succede niente, non... si rifiuta, si rifiuta di dare un pronostico. Signori, mi devo scusare con voi. Per oggi il pendolino è in sciopero, non, fino a che non vedrà una, un barlume di gioco di calcio, non vedrà una cosa decente sul terreno, di, sul terreno verde, non si esporrà. Speriamo che per la prossima partita, che è una bella partita a Torino-Juventus-Roma, abbia voglia. Oggi ragazzi accontentiamoci, adesso my friend. Ciao Max, pronostico natalizio. Allora, contro il Frosinone alla Juventus farà una grande fatica perché il Frosinone è ancora esaltato dalla vittoria, la grande vittoria contro il Napoli. E quindi sarà dura, sarà dura, ma io credo che porteremo a casa i tre punti, magari con un striminzito zitto 1-0. Però vinceremo, vinceremo sicuramente. Ciao e un buon Natale a te e a tutti i tuoi iscritti. Ciao a tutti. Ciao Max, un saluto a te e a tutti i tuoi iscritti. Il mio pronostico per la partita di domani è che il Frosinone sarà ancora esaltato dalla vittoria contro i partellopei al Maradone, quindi anche noi assumeremo la stessa sorte, con un risultato diverso, ma sicuramente porteremo a casa una sconfitta da Frosinone. Prima di salutarti volevo augurarti buon Natale a te, ai tuoi cari e a tutti i tuoi iscritti. Ciao! Ciao Max, ciao a tutti gli amici del turbo. Eh, questa Juventus ovviamente non piace tanto, però un pronostico da tifoso, facciamo un 2-1 per la Juventus sperando che ci dia un buon Natale. Ciao Max, ciao Ludo, Masti e Francesco e tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao.